sarebbe forte. Germano, eccolo lì, sorridente, sorridente. Ha detto che oggi si è meritato, parole sue, le polpette, ma nel senso che si è guadagnato il pane, per non dire la vittoria del gruppo N. Giusto? Se non ho vietato Berilli, ho vinto anche il gruppo. Spero di no. La classe l'abbiamo vinta. Ovviamente insieme ai fratelli Prada stiamo migliorando la macchina. Cioè, ora la macchina mi devo tagliare la rigine un po' io. Devi correre di più, devi allenarti di più. Non basta che sto facendo tre domeniche, proprio dovrei lunedì e martedì per essere competitivi. Va bene, niente, vuoi salutare qualcuno? Ringrazio tutti quelli che mi sostengono. Bene, complimenti di nuovo per la tua vittoria. Ciao. Gruppo N, classe 1006, terzo classificato Lorenzo Anchellone. Secondo classificato, mi sa che questo è di casa. Beh, sento un tipo particolare. Lorenzo, dai, vieni a ritirare la tua coppa. Allora, premia il signor sindaco del comune di Bagalati. Secondo classificato, Rocco Musolino. Dove vai? Mettiti sul terzo posto. Dall'altra parte. Rocco Musolino, sempre della scuderia Spromonte. Secondo classificato. E vince sudando comunque questa vittoria, Antonino Germano. Forza Nino, dai! 3 secondi di tempo. Questo è il gruppo N 1006. Passiamo, vi dicono presidente che ci siamo persi l'assoluto di gruppo N, che lo dobbiamo dare a Germano.
Che facciamo? Lo chiamiamo di nuovo? Antonino Germanò vince l'assoluto di gruppo N. Non l'ha detto, sta zitto. Non è che viene dice Renato per caso io ho vinto il gruppo, Lello, no. No, niente, perché vuole salire due volte sul podio. Sali sul podio più alto, dai, che poco fa te l'hanno negato.